Allora, perché odio la Juventus? Ragazzi, è un odio che va fin da quando ero piccolo, ovviamente. Io sono tifoso del Parma e negli anni 90, a metà degli anni 90, ovviamente il Parma se la giocava con la Juventus è successo un paio di volte anche per il campionato. Quindi è ovvio che la Juventus è sempre stata la squadra che ha vinto di più in Italia, quindi è normale che un tifoso che non sia della Juventus, maggiormente che sia per una squadra che negli anni 90 o comunque in generale che lotti con lei per la vittoria dello scudetto, debba odiarla. E ci sta, ed è il bello del calcio, maggiormente qui in Italia, il fatto di poter odiare una squadra perché è una squadra che vince tanto e che quindi vieti alla tua di poter vincere la stessa cosa. Un po' come quando sei innamorato di una ragazza stupenda e questa ragazza però in realtà sta con un altro ragazzo, che è un bellissimo ragazzo, tu ovviamente lo odi a morte, vorresti essere quello che fa lui, ovviamente vorresti essere lui in quel momento. Quindi la Juventus possiamo paragonarla così, in quel ragazzo figaccione che si fa la ragazza che ti piace. E ci sta anche che ci siano così tanti tifosi della Juventus in Italia, proprio per questo motivo. Fin da piccoli noi vogliamo tifare per la squadra che vince sempre. È difficile che un bambino piccolo, senza che ci siano i genitori dietro, possa tifare per una squadra che non vince mai, ad esempio. A meno che non sia della sua stessa città. Anche se devo ammettere che mi è capitata una cosa del genere. C'è un ragazzo che conosco che fin da piccolo ha sempre tifato Ascoli, ma senza un vero e proprio motivo. Così, ho tifato Ascoli, mi è piaciuta la squadra, l'ho vista sulle figurine Panini, Ascoli. Io tifo Ascoli. Oh, ok, va bene. Sei di Ascoli? No, però tifo Ascoli. Va bene, lo apprezzo per la sincerità. Però ecco, sono pochissimi questi casi. E ci sta, quindi ragazzi, è giusto odiare la Juventus se tu non sei tifoso della Juventus, ovviamente. Ma perché sto facendo questo video? Ragazzi, qualche tempo fa ho fatto un video in cui vi dicevo che le colpe del Parma riguardo alla partita venduta, si presuppone venduta, di Parma-Verona del campionato 2001. Io avevo detto che da tifoso del Parma bisognava fare mea culpa per questa cosa, che se fosse vera, un tifoso ovviamente doveva criticare aspramente la sua squadra, anzi tutto quello che è successo al Parma dopo è stato quasi frutto del karma, che è quindi giustissimo il fatto che il Parma sia fallito, magari anche soltanto per quella partita venduta, ragazzi. Anche se le colpe in realtà sono altre, ma vabbè, lasciamo stare, avete capito il senso. E quindi se io in un video vado a criticare il tifo, la tifoseria della Juventus e non la squadra Juventus, che anziché criticare le colpe che in realtà ci sono all'interno di una società, invece di criticare la squadra e quelle scelte che vennero fatte, inizia a dire cose un po' a caso del tipo: ma la storia di Calciopoli è molto più ampia di quello che si dice, e non solo la Juventus si comprava le partite, anche l'Inter, anche di qua, anche di là. Waiu! È vero, ci avete ragione, le sentenze di Calciopoli sono state veramente unilaterali. Si è utilizzata la Juventus, e non solo la Juventus, ci sono anche altre squadre in mezzo, ma vabbè, come capro espiatorio. Ma è ovvio, è normale, per lo stesso discorso che ho detto prima, la Juventus si odia perché è una squadra che vince tanto, quindi appena si è beccato magari un'indagine così grande, così, ragazzi, preoccupante, è normale che magari tutti quanti si siano, tutte le altre squadre, tutte le grandi big si siano scansate per dare tutti quanti la colpa alla Juventus. È normale questa cosa, ragazzi. Ma questo non presuppone che comunque la Juventus quelle cose le abbia comunque fatte, se non la Juventus come società, cioè in realtà come squadra, perché in realtà la squadra all'epoca non aveva bisogno sicuramente di quelle scelte, le colpe vanno date alla società, chi era ai vertici, chi ha combinato quelle cose, che voleva comunque fare, diciamo, un salvataggio prima della partita, c'era la partita. Se perdevano, ritornavano indietro, ragazzi, per usare una similitudine della PlayStation, ok? Per FIFA faccio il salvataggio, perdo la partita, ricarico il salvataggio. È un po' la stessa cosa, è barare nello stesso modo. E sono anni, ragazzi, che all'epoca si dicevano queste cose della Juventus e tutti nell'ambiente lo sapevano. Chiamatela sudditanza psicologica, chiamatela appunto compravendita degli arbitri, chiamateli come volete, però si sapeva che c'erano degli aiuti a favore della Juventus e non solo della Juventus, ovviamente. Però, maggiormente mi rivolgo agli juventini per farvi capire quello che noi pensiamo.
e il reale motivo del perché si possa arrivare già ad odiare una squadra. Se poi succedono determinate cose, la si schifa a livelli abissali. Per dimostrare questo, se riesco, e spero che il copyright non mi rompa le balle, vi faccio vedere un video che tutti quanti magari conoscete, però magari qualcuno no, quindi vi mostro questo video, poi ne riparliamo. Boom, attenzione, liscia, Ronny, messo giù, è rigore incredibile, Simone in campo, signori, l'Inter in campo, tutta la panca, incredibile, hanno mandato un rigore grande, e adesso danno un rigore alla Juve, non ci voglio credere. Giuliano atterra Ronaldo in area perché per fermarlo non gli resta altro da fare. Rigore. Anzi no, per il signor Ceccarini tutto regolare. Incredibile. Si fa davvero fatica a crederlo. Una manciata di secondi. Contatto West del Piero. Fischio. Rigore concesso alla Juventus. Impossibile. Invece è tutto vero. È lì, da vedere. La rabbia e il senso di impotenza di chi ha dato tutto per mesi e si vede negata anche l'evidenza dei fatti. Io non devo dire nulla dopo queste immagini, ragazzi, parlano già da sole. Ed è per questi motivi, ragazzi, che la squadra della Juventus si odia tanto, ma ci sono alcune squadre, alcuni tifosi che la odiano ancora di più proprio per questi fatti, perché sono successe cose che sicuramente sono brutte e ci sono certi tifosi che purtroppo, ragazzi, qualcuno di voi lo ha anche dimostrato, non vogliono ammettere determinate colpe della società, non della squadra, della società che c'era all'epoca. Bisogna saper fare autocritica, ragazzi. Da veri tifosi bisogna saper fare autocritica perché il calcio in Italia deve essere pulito. E io, benché sia anti-juventino e schifi la Juventus, come vi ho detto, in maniera sportiva comunque, non a livello che proprio gli ammazzerei la famiglia, tutti i Juventus, cioè, me ne frega niente, me ne quelle robe lì. Benché quindi la odi la Juventus, quando si va a giocare in campo europeo, in campo internazionale, io tifo Juventus perché è una squadra italiana, composta da tantissimi italiani, ed è da apprezzare tanto una roba del genere. La finale di Champions League, Barcellona-Juventus, io tifavo Juve, io volevo che vincesse la Juventus, perché è una squadra italiana. Per cui ragazzi, spero che mi abbiate capito per quello che volevo dire, quindi mi raccomando, commentate qui sotto in maniera pacata, vi prego, in maniera pacata, dicendomi che cosa ne pensate del mio discorso e in generale invece della Juventus. Se siete tifosi juventini, mi raccomando, sempre in maniera pacata, ragazzi, argomentiamo e parliamo in maniera normale di quello che ho detto, ok? Non andate a prendere altre cose. E spero davvero vivamente che sotto questo video almeno possa uscire fuori il vero tifo italiano, cioè quello di Sfottò, eccetera, però comunque unito per un fronte comune, cioè quello del campo internazionale, perché ragazzi, in campo internazionale in Italia siamo messi davvero tanto tanto male. Grazie mille per aver visto questo video. Un saluto. Ciao da Papyrus. Juve, merda, Juve, la mia spera, aspetta ancora una sentenza. Appena torna Conte, dico sempre Juve.